Prima la strage di Parigi al giornale satirico Charlie Hebdo e quella al supermercato Kosher, poi l'attentato a Copenaghen hanno fatto ripiombare il mondo 14 anni indietro alle Torri Gemelle e l'Occidente, che si era illuso di poter controllare il fanatismo, ha riscoperto il terrore. Le atrocità del califfato nero dell'ISIS hanno fatto il giro del mondo e fatto comprendere a tutti noi che il pericolo del fondamentalismo islamico è sempre attuale. Ma quali sono i rapporti tra Islam e Occidente? Qual è il terreno e con quali presupposti si può sviluppare l'integrazione tra queste due culture? Se ne è parlato oggi nella sede succursale dell'Istituto Commerciale Battisti. Nella palestra della scuola erano presenti docenti e studenti delle classi terze, quarte e quinte. All'incontro, voluto dai rappresentanti degli alunni, avrebbe dovuto partecipare anche Magdi Cristiano Allam, ma a causa di un imprevisto non è riuscito a essere presente. Avevano invitato e abbiamo invitato, perché poi ovviamente abbiamo aiutato in organizzazione, Magdi Cristiano Allam, giornalista, politico, scrittore, e Fayaz Hossein, che è un persiano che vive in Italia ormai da quasi 50 anni, saggista e autore anche di romanzi sia in lingua italiana sia in lingua farsi. Racconterà un po' quello che sono il suo percorso di vita e i suoi approfondimenti. Bisogna appunto conoscere le culture per apprenderle, per capire quello che si può migliorare, una soluzione da trovare insieme. Non puntando magari troppo ad essere crudeli, cattivi, quindi conoscere prima per poi appunto sapere come sviluppare anche le proprie idee, senza essere, avere una mente aperta, quindi senza essere troppo rigidi.